Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video del vostro MaxiGamer83. Oggi ci ritroviamo qui su Far Cry 3 Classic Edition. Ci ha fatto ritornare in questo punto. Noi dovremmo andare a casa di del dottor Arnaldo. Quindi mettiamo la destinazione, prendiamo la nostra macchina, andiamo dove ci dice. Può succedere i casini che quelli l'hanno vista. Il moto zappo, sì, il moto zappo. Moto zappo. Andiamo. A posto. Prendiamo la foglia bianca. Oh, foglia bianca. Sempre buono. Andiamo, andiamo. Fai parlare con il dottor Ernla. Sì, adesso si andà. Questo non ci sale. Quindi per forza qua. Oh, la foglia è gialla, si è un po' secchito. Però uguale, sempre buono. Sempre foglia. Ma... non ci devo fare un cazzo. Abbotando per 31 secondi. Che c'è? Tipo la mira... ferma. Ho un'altra foglia gialla. Ah no, non è... Oh, la foglia verde, questa qua è buona. Pure un altro tipo di foglia verde. Dottor. Non possiamo, ci stiamo, svaligiamo. Qua intorno mi dice che ci sta, ecco qua. No, qua, questo qua è un giovane. Tutto in disordine. Andiamo, andiamo. Nel frattempo si è fatta notte. Ah, qua sta il dottore. Buongiorno, dottore. Vedi roba che ti piace? Io prediligo quelle rosse. Le viola ti tirano su in un giorno mesto. È tutto buonissimo, davvero. Oh, non le gialle, non prenderle. Possono essere letali perché il mix non è ancora perfetto. Beh, detto questo, sì. Dottor Erner, eccomi qui, anche se a volte mi capita di essere fuori. Sì, mi chiamo Jason. Dennis ha detto che mi può aiutare, che ha trovato uno dei miei amici. Uno dei tuoi amici? più tardi ne distillerò un po'. Cosa? Dici la ragazza, Daisy. Ah, oh, era Daisy. Pensavo che stessi parlando in codice. Dov'è? Beh, certo, è in casa mia, sì. Qui. Daisy? Dove vanno? Frate, vieni con me. Piano di sopra. Ah, ecco perché non mi ci ha fatto entrare prima.
Mannaggia. È bollente. Sì, per forza. Quando l'ho trovata aveva un taglio sul braccio che sarebbe una cosa da poco. Però è anche passata in un campo di Antiaris toxicaria. Albero letale. Molto velenoso. Le sto somministrando un antidoto ogni ora. Temo proprio che ne serva un'altra dose. Ho appena guardato nella scatola. È vuota. Dove ne trovo dell'altro? Portaci un paio di funghi di grotta e siamo a posto. Cerca tra le scogliere. A ovest. Grazie, dottore. Mi scusi per la fretta. Non ringraziarmi. La ragazza deve vivere. Per te e per me. Funghi di globo. Profumo fungo. Dopo sushi. Oh, amici. Mannaggia, ma che mi prendo? Non c'è una macchina, non c'è niente. Sto talebano. C'è la scesura, è fatto ok. Cioè, guardate qua dovevo andare io, raga. Ah, posto. Ci siamo quasi, raga, secondo me. Qui non siamo a ovest. Ottimo, non ha specificato che la grotta è sott'acqua. Boh. Frate, assist. Devi resistere. Wow, ce l'abbiamo fatta. Speriamo che il dottore sappia quello che fa. Speriamo. Balzo della fede. Sali qua. Ecco, a posto. Eccoci qua. Vado pure scendere. Ah no, devo ancora continuare a salire, dove devo girare. Vai, frate. Al posto di saltare, dobbiamo trovare le liane. Vai lì. Vedete? Io prima avevo sbagliato. Sì. Wow. Ma che cosa? Si chiamano funghi allucinogeni. Non ti vorrei dire niente, fra, ma sei drogato. Questa è bella. Ultimo, ma scendo, magari. Io prediligo quelle rosse. Frate, ti do un consiglio. Non ci stanno quelle rosse. Sei sveglio? Beh, non del tutto. Ma che sta succedendo? Oh.
La giungla parla attraverso il guerriero. La via porta al cuore della giungla. Mi hanno chiamato! Ho la parte! E il resto della nostra vacanza? E io che pensavo potessimo parlarne da adulti. Adesso è tutto Lisa, un sogno. Siamo a Bangkok insieme e tu sei così bella che non me lo spiego. Che faccio? Vi divido come con i vostri amici? Ma no, ma che è? Avevo promesso a papà di avere cura di voi. Riley è il tuo fratellino. Ti ammira. Ehi, Jay, il mese prossimo vieni alla consegna del mio brevetto, vero? Sì. Sono impegnato. Dottor Earnhardt? Salve! Di cosa hai paura? Sei nato con la pistola. Ok. Grande. Adesso si funghetti allucina oggi. Ma raga, io non sto capendo più niente. I funghi. Ah, ok, ci sono. Eccoli lì. Prendi fungarolo. Oh. Che ci faccio con due? Due me ne servono, ha detto. Wow. Per quanto sono rimasto là sotto? Un sacco di tempo. Ti sei fatto di funghetti allucinogeni, fratello. Qua. Da di qua dove andrà? Che cacchio cambia da di qua? Di là. Vabbè, comunque. Buongiorno. Oh, Jason, che piacevole sorpresa. Ho preparato qualche leccornia mentre eri fuori. Ah, sì, la ragazza è sveglia. Febbre da cavallo, però. Ok. Dove ho messo le pilloline? Ah, ah, sì. Le ho finite tutte. Ho preso i funghi. Splendido. Dammeli pure. Ma ci vorrà qualche minuto per preparare la medicina. Va da lei. Andiamo da Liso. Allora, andiamo da Lisa. No, quella non è Lisa, è... come si chiama? Genova F. Jason! Come ti senti? Ti sei salvato. Ecco come mi sento. Quel dottore è pazzo. Oh, è innocuo. Pure dolce, a dire il vero. Mi ha portata qui lui. Tata. Sono scappata dal convoglio. Poi ho perso i sensi. Il dottore mi ha salvata. È un sollievo. Deve già essere stata molto dura. Jason, cos'hai? Grant, lui... Basta. Daisy. No. Mi dispiace tanto. Anche per me, anche a me. Quindi è così? Io... E questo cos'è? Te la caverai. Devo parlare con il dottore per trovare gli altri. Sì. Sicura? Vai. Jason,
Chiunque sia stato, chi ha ucciso merita di morire. Esatto. Ce l'ha un minuto? Certamente. Ma lei di che? Grazie che droga per la salvata. Ah, non è niente. Ma che droga usa lei? Mancano ancora mio fratello e i miei tre amici. Quando li trovo, posso portarli qui? Assolutamente no. Non posso tenere i prigionieri di Vaas qui. I suoi uomini mi comprano roba tutto il tempo. E allora è il posto più sicuro. Non li cercherebbe mai qui. La prego, dottore. Può portare gli altri. Moriranno altrimenti. Agnes, come faccio a dirti di no? Sì, è la figa, stare. È la figa. Oh, mi servirà una doppia dose per calmarmi i nervi. Me la caverò. Aspetta qui, ok? Vado a cercare gli altri. Ok. Jason, hai trovato il tuo amico? Amica, sì, sta bene. Ti ringrazio, Dennis. È tuo il merito, non mio. È una tua vittoria. Dove sono gli altri? Cosa posso fare per trovarli? Qualunque cosa mi possa aiutare. Allora, Jason, i pirati utilizzano una parabola per comunicare sulla Medusa. Devi trovare la sala radio e metterti in ascolto. Cos'è la Medusa? Una nave spiaggiata qua vicino. Con i pirati di guardia? La via del guerriero, Jason. Addestra il tuo corpo e la mente seguirà. Il Tatau ti sarà d'aiuto. Beh. Ovvio. Nel frattempo mi si sta scaricando il DualShock. Mettiamo in carica. Vabbè, prendiamo la macchina. Di pirati. Serve un posto per vederli bene. A posto. Mi sono incastrato. Non ne posso più. Oh, pianta allucinogena. Ok, Jason, è ora di occuparsi dei pirati. Sentito male? Chiunque sia, spero che sia una zozza. Ho le palle piene, ti ripeto. Ma che cos'è? Iniziate a cercare! Sorte, iniziamo a cercare. Pigliati, stai solo cercando. Niente qui. Sarà qualche ribelle che rompe il cazzo. Ancora. Ce la puoi fare.
non era niente. Puoi farcela, dai, puoi farcela. Cosa? Avevo sentito qualcosa. Non mi pagano abbastanza per questa vita di merda. Coraggio! Qua sta diventando un manicomio totale, anche per me. Frate, disse di venire qua. Va bene, andiamo. Birra ghiacciata. Ah, mi ci vorrebbe proprio. Ok. Ecco, ecco. Che cosa? Sentisti? Merda, mi brucia troppo quando piscio. Dovevo mettermi un goldone. Prendiamo, prendiamo. Ho di nuovo i brividi. Mi servirà un altro colpetto. Prendiamo, prendiamo tutto quello che ci serve. Dove stanno? Stanno sopra. Ok raga, andiamo qua. Quali sono due? Ribelli del cazzo che si tengono questo buco merdoso. Così. Ora la radio. Ok. La radio, sta la radio. Eccola qua la radio. Sta qua su.
Oddio. Andiamo, andiamo. Buzz sta registrando i video di riscatto alla BP. Un riscatto? Mi avevano detto di chiamare i compratori. Fallo. Quando arrivano i soldi dei genitori, i ragazzi finiscono sul mercato nero e li daremo a chi li vuole. Doppio guadagno. Mi piace. Ehi, basta chiacchiere! Qualcuno ha fatto scattare l'allarme alla Medusa, deficienti! Siamo ai più vicini. La vedo già! Merda, vengono a prendermi! Sono pronto. Ora o mai più. Allora, ce ne dobbiamo andare alla Medusa. Poi quella là lo posso... Occhi aperti! Ok, ciao ciao. Ah no, cazzo, non posso lasciare il terreno di battaglia. Vabbè raga, comunque facciamo tutto nel prossimo episodio. Tutto quello che dobbiamo fare. Purtroppo il mio tempo è scaduto, quindi dobbiamo fare tutto nell'altro episodio. Nel prossimo episodio. Ci vediamo nel prossimo video del vostro Maxi Gamer 83 e faremo questa cosa più con calma. Quindi ciao ciao.